Avete dimostrato forza, ora inizia una nuova fase. Dobbiamo affrontarla con metodo e rigore. Con queste parole, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è rivolto ai cittadini nella conferenza stampa convocata ieri sera per annunciare il nuovo DPCM che contiene le misure relative alla fase 2 dell'emergenza coronavirus. Dobbiamo evitare il rischio che il contagio torni a diffondersi, ha spiegato il Premier, che ha ribadito come sia necessario rispettare le precauzioni anche nelle relazioni con i propri parenti, perché l'unico modo per convivere con il virus è mantenere la distanza sociale di almeno un metro. Il nuovo decreto prevede che dal 4 maggio sarà possibile spostarsi all'interno della regione in cui ci si trova anche per fare visite mirate ai propri familiari, nel rispetto però delle distanze e con le mascherine. Vietati i ritrovi di famiglia. Sarà consentito tornare alla propria residenza o domicilio e anche fare sport lontano da casa, purché si rispetti la distanza di 2 metri per le attività più dinamiche o 1 metro per tutte le altre forme di attività sportiva. Non sarà però ancora possibile spostarsi in altre regioni, tranne che per motivi urgenti di salute o di lavoro. Rimarrà in vigore l'autocertificazione, che oltre a prevedere come motivazioni quelle relative al lavoro, salute e lo stato di necessità, introduce l'incontro con i congiunti. Le disposizioni del nuovo decreto per la fase 2 saranno valide dal 4 al 17 maggio. Alle imprese che potranno riaprire dal 4 maggio sarà consentito preparare la ripartenza con attività propedeutiche a partire da oggi, 27 aprile. Dal 4 maggio si rimettono in moto le industrie manifatturiere, le costruzioni e il commercio all'ingrosso relativo a queste filiere. Riprendono a lavorare anche i cantieri privati. Ristoranti e bar potranno riaprire, ma solo ed esclusivamente per l'asporto. Non è ammesso consumare il cibo nelle vicinanze dei locali. A riguardo, il Presidente del Consiglio ha annunciato che bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti potranno riprendere la loro attività a partire dal 1 giugno. Per le mostre e i musei la data prevista è quella del 18 maggio. A settembre riapriranno le scuole. Parchi, ville e giardini pubblici riapriranno su tutto il territorio nazionale, ma gli ingressi nelle aree riservate ai bambini potranno essere contingentati e i sindaci potranno attuare restrizioni sempre seguendo la curva dei contagi. Le forze dell'ordine controlleranno il rispetto delle norme. Sarà possibile praticare sport all'aperto e riprendere gli allenamenti individuali. Dal 4 maggio, inoltre, sarà possibile partecipare alle celebrazioni funebri che saranno consentite solo ai parenti più prossimi e per un massimo di 15 persone. Chi gestisce i più piccoli dal 4 maggio, quando i genitori tornano al lavoro? Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di ALI, in un'intervista a Repubblica parla dei principali nodi rimasti irrisolti dal decreto e del vero tasto dolente di questa fase emergenziale, i bambini. Al di là del rinnovo del congedo parentale e dell'estensione del bonus babysitter, non si affronta veramente il problema, dice Ricci. Non è possibile affidarli nelle mani dei nonni, le scuole sono chiuse. Chi li custodisce adesso che i genitori riprenderanno a lavorare? E mentre a Pesaro dal 4 maggio il comune distribuirà gratis a tutti i bambini mascherine con gli smile per provare a far tornare il sorriso sui più piccoli, l'incertezza rimane. Altri nodi irrisolti, le attività che ripartiranno alla fine, bar, ristoranti, alberghi e attività che ruotano attorno al turismo. Ci vogliono risorse pubbliche perché potrebbero non riaprire a giugno. Giusta la cautela del governo dunque, ma i sindaci chiedono risposte chiare e veloci. Anche sul fronte della mappatura e dei test sierologici nessuna indicazione. Evidentemente, dice Ricci, non è stato ancora individuato il meccanismo più convincente dal Comitato Tecnico Scientifico.